Mondo di opportunità, un mondo importante qual è il mondo dello sport, con delle opportunità che vanno al di là della pratica, diciamo così, svolgimento di attività professionali nello sport, ma dobbiamo incominciare a pensare in maniera anche diversa, cioè delle attività professionali al servizio dello sport, cioè per lo sport. E sono tutte le attività e anche delle nuove figure che possono essere ipotizzate o addirittura rese concrete anche con la fantasia che ad esempio i giovani possono mettere in questo periodo, con tutta una serie di attività nuove che sono a contorno delle attività sportive, affinché le attività sportive possano essere non soltanto una passione, non soltanto un momento di incontro, non soltanto un momento di svago, ma siano anche concretamente un campo non più solo di gioco ma anche di lavoro, in modo che i ragazzi possano anche investire nel loro futuro per avere, diciamo, nel mondo dello sport un'attività professionale che vada fuori dai campi di gioco, ma quello per delle figure che serviranno per far giocare o praticare attività sportiva nei campi di gioco. E lavorare nel mondo dello sport e per lo sport o nello sport è veramente una fortuna per tutti, una fortuna perché, lo dico sempre con il sorriso, il massimo del male che può succedere è non arrivare primi, arrivare solo secondi, terzi o quarti, cioè non essere i vincitori di quella competizione. Tutti se ne fanno una ragione, la volta dopo può essere l'occasione in cui uno può vincere o può, ancor meglio dico, raggiungere quel risultato che per lui è la vittoria, che può anche non essere rappresentata da un podio, ma può essere rappresentata da una vittoria rispetto al proprio record personale, rispetto a quello che è un impegno che ognuno di noi vuole dare al di là delle attività di lavoro. Nell'ambito di questo impegno, nell'ambito di questo mondo, ecco qua che noi possiamo anche ipotizzare che i ragazzi, con soprattutto questi giovani, i nostri grandissimi ed intelligentissimi giovani, possano, diciamo, dedicarsi ognuno con le proprie forze, con la propria fantasia, con le proprie anche abilità nel sostenere le attività sportive. Quello che prima si citava delle attività con i social, della comunicazione oggi digitale con i social, è una delle cose straordinarie che può sempre più permettere la conoscenza dello svolgimento di queste manifestazioni, di qualsiasi livello esse siano. Ed in più potrebbe anche aiutare il territorio dove vengono svolte le manifestazioni, anche per farlo conoscere da un punto di vista di turismo, per riuscire finalmente a realizzare questo turismo sportivo che la nostra nazione deve avere come uno degli obiettivi principali. Una grande stella dello sport, Massimiliano Rosolino, a questo Salone Orientamenti che finalmente si apre allo sport, che è un mondo di valori, un mondo di risultati ed emozioni, ma anche un mondo di opportunità per lavorare. Esatto, grandi risorse, io credo che insomma uno lo sottovaluta. Spesso abbiamo vergogna di pensare diversamente dagli altri, spesso i ragazzi insomma sognano però non dicono mai qual è il loro sogno, forse per scaramanzia, ma principalmente perché secondo me hanno vergogna di dire veramente cosa vorrebbero fare da grande, e quando uno lega il proprio futuro all'ambiente, diciamo, sportivo, spesso viene un po', non dico ghettizzato, però ma sei sicuro? Ma se non studi? Ma per studiare bisogna essere comunque formati, e per lavorare nel mondo, diciamo, dello sport la formazione non finisce mai, soltanto che c'è da un lato una, diciamo, un'energia infinita, rinnovabile, quella dell'attività sportiva, e comunque spesso viene legata ai giovani. Poi ovviamente l'attività sportiva al giorno d'oggi non è quella di 20 anni fa, sì, la pratica sportiva la fanno i bambini piccoli di 3 anni, agli anziani che hanno 90, e questo vuol dire che comunque questa fetta di mercato potenziale è infinita. Sei stato un grande campione, oggi continui tra virgolette a promuovere le opportunità dello sport, testimonial del progetto Kinder più Sport. Quali sono oggi le opportunità per i giovani nel mondo dello sport? Direi anche professioni nuove, al di là di quelle classiche tecniche legate a ogni singola disciplina, ma pensiamo alla comunicazione, ai social, insomma lo sport è veramente direi l'ideale per i giovani. Esatto, questo reparto social in continua evoluzione è una cosa che in effetti, se vogliamo, anche a me ha dato un piccolo lavoro. Ovviamente non deve essere il lavoro principale, dico questo per essere un po' prudente, come investire su una cosa nuova che va fortissima e poi insomma uno si può bruciare. Però se uno ha, prima di tutto è un mondo che puoi personalizzare, puoi approfondire, e sembra strano, ma è un mondo, diciamo, dell'informazione, della comunicazione, diciamo, moderna, nulla deve levare a quella, diciamo, tradizionale, permette veramente a dei ragazzi con delle idee brillanti di poter fare dei progetti realizzabili con poco, insomma. Un altro tema importante,
quando si termina una carriera sportiva, che si fa? Quando si termina, la verità è che secondo me se uno nasce sportivo dentro, non termina mai. Non termina mai di sognare, di innovarsi, di informarsi, di collaudare quello comunque lo spirito sportivo. È ovvio che veramente io rispetto magari qualche collega della mia stessa annata, ho avuto la fortuna di essere ancora riconoscibile, ma è pur vero che anche se non faccio più una pratica sportiva di una volta, perciò ho legato al nuoto, ancora mi tengo in forma. Stamattina ho detto mi sento ingolfato perché non ho fatto la mia pratica sportiva, perché lo sport ti dà lucidità e chi l'ha praticato per una vita non deve mai smettere, anzi continuiamo a contagiare le nuove leve. Abbiamo avuto anche il piacere di avere qui con noi il ministro, c'era tutta la mia giunta schierata e questo mi fa piacere perché è un gioco di squadra, devo ringraziare il team, gli altri due architetti che hanno pensato questo padiglione e la gente inizia a capire cosa vuol dire fare sport, cosa vuol dire lavorare nello sport e lavorare per lo sport, che è stato poi l'intervento del nostro amministratore delegato della CONI Servizi, dottor Miglietta, che appunto lo ha spiegato agli studenti di scienze motorie. Quindi andiamo avanti così e vediamo cosa accade in questi 3 giorni. 3 giornate intense, tantissimi eventi, incontri, anche con presenze importanti, dall'architetto che ha ideato lo Juventus Stadium a una campionessa del mondo come Mara Navarria, oggi Massimiliano Rosolino, insomma tanti spunti importanti e interessanti per i giovani. Certamente, qui hai citato diciamo forse i momenti più interessanti, ma sono tutti importanti, perché devo ricordare, sono l'amministratore delegato della HED, cioè tennis e sci, poi tutte le figure professionali, dallo psicologo dello sport al medico sportivo, ai geometri dello sport, all'architetto. Poi io dico sempre, so che ti fa piacere che te lo dico, il veterinario chiropratico, perché ricordo sempre che nell'equitazione l'atleta è il cavallo e quindi pensate quante possibilità di lavoro, il golf che ha il green keeper, cioè colui che deve seguire i manti erbosi, tantissime opportunità di lavoro dove tutti possono trovare, secondo le loro attitudini, la possibilità di lavorare.